siamo qui con il dottor Morganti, direttore editoriale di Gazzetta del Sud, per un'occasione particolare, la presentazione di un libro che non è un semplice libro, è qualcosa di molto di più, perché l'autore Arcangelo Badolati si sofferma sul tema delle donne attraverso il tempo e si intitola Io d'amore non muoio. Qual è il messaggio di questo libro e qual è il ruolo della Gazzetta del Sud in questa campagna promossa anche dal libro? Beh, la Gazzetta del Sud è sempre stata attenta a tutto quello che succede in Calabria, in Sicilia, nel Sud in generale. Questo libro ci è particolarmente piaciuto, mi è particolarmente piaciuto intanto perché lo ha scritto un collega che lavora con me da tanto tempo, ci conosciamo e so con quanto amore e con quanta dedizione fa il proprio lavoro. E poi comunque rispetto a quella che è la cronaca di tutti i giorni offre anche uno spazio di speranza. L'uomo è fatto di amore, è fatto di momenti che vanno al di là di quelle che sono le cose quotidiane spesso non belle da raccontare. È la faccia di quella che oggi la vita, la società, una società fatta di cose buone, di cose meno buone, di atrocità, di grandi gesti d'amore, di grandi slanci di generosità verso gli altri. Cerchiamo di dare il giusto peso a tutto quello che succede, senza enfatizzare l'uno ora l'altro. Comunque secondo me è un grande gesto di speranza, guardare anche gli aspetti positivi che offre la cronaca, che offrono gli spunti di tutti i giorni, la vita di tutti i giorni. E non so se ho avuto modo già comunque di leggere il libro, mi sembra di sì, e in questo libro emerge più la speranza o più il dolore? Ma il dolore spesso è sempre per la speranza, quindi secondo me è più la speranza che emerge del dolore. Il dolore è la base per poter sperare, se no finirebbe tutto. Grazie, benissimo.